Benvenuti in questo nuovo appuntamento di review in diretta da una location prestata quest'oggi alla nostra chiacchierata in diretta consueta delle 12. Vi do il benvenuto, grazie per esservi collegati in questo inizio settimana nel quale ancora vedremo l'opera di Dio anche attraverso i tanti vari ospiti che Review presenterà al nostro pubblico televisivo, un pubblico di credenti, i quali in questo giorno vogliono insieme a me, insieme a noi, crescere ancora un pochettino di più, avere qualche elemento in più per ringraziare il Signore, per glorificarlo. Ecco, la crescita della conoscenza di Dio è incessante e dura per tutto il tempo che ne abbiamo la consapevolezza, ne sentiamo la necessità e per tutto il tempo che viviamo, perché non è possibile avere una conoscenza del Signore senza che siamo vivi. Ecco, per tutto il tempo che viviamo nella dimensione che ci è stata data e che ci è stata affidata dal Signore, ovvero il tempo, possiamo e dobbiamo riconoscere il Signore. C'è una grande opportunità nelle azioni che mettiamo in campo ogni giorno proprio per la crescita nostra e della nostra vita in Dio. C'è l'opportunità di vedere e sentire i bisogni che Dio stesso ha per il suo popolo e per gli uomini in generale. E questa mattina, oggi, parleremo proprio esattamente di uno di questi bisogni, di questi temi, di queste attenzioni, ovvero l'accoglienza. Che cos'è l'accoglienza e perché noi credenti dovremmo in qualche modo comprendere il punto di vista di Dio dell'accoglienza e quali sono gli esempi presenti nella nostra meravigliosa Italia, nelle chiese italiane di accoglienza? Erroneamente forse si può pensare che il servizio di accoglienza sia soltanto quello affidato al turno di volontari che alle porte dei nostri locali di culto accolgono le persone e li invitano a sedersi. Beh, quello è soltanto uno dei, direi, veramente uno dei piccoli. Proprio veramente un minimo degli esempi che possiamo prendere in considerazione del concetto di accoglienza, perché l'accoglienza è qualcosa di estremamente molto più profondo, che appartiene al carattere rigenerato, che ha a che fare tante volte non solo con l'accogliere, quindi ricevere persone fisicamente in un luogo, in casa nostra, o invitarle in qualche iniziativa, ma spesso l'accoglienza passa anche, per esempio, attraverso l'ascolto, ne parlavamo la scorsa settimana. Noi ringraziamo il Signore perché quest'oggi parleremo del tema dell'accoglienza e proveremo proprio a farlo anche presentando degli esempi. Lo facciamo insieme al nostro ospite già collegato dietro le quinte, il pastore Enrico Reato dalla Liguria. Intanto però prima di iniziare vorrei pregare per il pastore Enrico e per te in questo momento vorrei pregare il Signore così che possa aprire e benedire i nostri cuori. Grazie Signore per come ci consenti di vivere alla tua presenza e quest'oggi grazie per come benedici le nostre vite. Grazie Signore perché tu ci dai la pace, la crescita, la considerazione da figli. Oh Signore, grazie per l'autorità. Lo abbiamo ascoltato anche nelle scorse puntate con i nostri ospiti, ma noi questa mattina, Padre, ti chiediamo nel nome prezioso di Gesù di intervenire in modo potente e benedire. Alleluia, e condurre il pastore Enrico, il tuo figlio Enrico e anche tanti di noi che stiamo ascoltando e che vogliamo ricevere la tua parola con tutto il nostro cuore. Grazie per quello che farai nel nome prezioso di Gesù. Amen. Alleluia. Ringraziamo il Signore per questa puntata e anche continuiamo con la nostra diretta di oggi, proprio bevendo il consueto caffè biblico. Buongiorno e buon caffè biblico a voi. Sta facendo parlare l'Italia il signor Gino, nonno di Kevin Gentilin, giovane morto a 15 anni in un incidente stradale mentre andava a scuola in Vespa. Il ragazzo era legatissimo al nonno, con il quale spesso andava a visitare i cantieri e condivideva tra l'altro la passione per le moto, per i motori. Nonno Gino, di fronte alla bara dell'amato nipote, ha iniziato a ballare la musica che piaceva al ragazzo. Leggo da un giornale. La danza solitaria ben presto ha contagiato tutti. Amici, parenti, compagni di scuola hanno cominciato ad applaudire a ritmo mentre con i cuori gonfi di dolore lungo i loro volti scorrevano
delle lacrime. Il gesto di nonno Gino ci sorprende. Ricordo di essere stato a un funerale dove la musica e l'allegria erano l'ultimo regalo fatto dal defunto ai propri cari. Fu strano, però fu anche toccante, diverso, e non lo dimenticherò mai, né la persona né il momento che ho vissuto in quel funerale. In un contesto di lutto, dove ci si aspetterebbe il silenzio e l'immobilità, invece emerge il ritmo di una danza. Un atto che può sembrare sconcertante, ma che sembra incarnare una verità spirituale profonda, concedetemelo. È un dolore che si muove, che cerca uno sfogo e che diventa persino condivisione, coinvolgendo i presenti in una partecipazione collettiva, commossa. Tutti conoscono il testo dal libro dell'Ecclesiaste che dice: c'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. Io non conosco queste persone, ma guardando nonno Gino danzare mi è sembrato incarnare queste verità, lutto e danza messe vicine dal sapiente. La sua danza non sembra una negazione del lutto, tanto è vero che c'erano lacrime e commozione, ma sembra più che altro un'accettazione della realtà della vita di quel caro ragazzo, che seppur spezzata, questa vita, rimane degna di essere ricordata in qualche modo. La Bibbia ci invita a considerare ogni momento della nostra esistenza come parte di un disegno divino, anche i momenti di dolore che possono rivelare la presenza di Dio nelle forme più inaspettate e che sempre, sempre ci mettono di fronte alla domanda: come sto io con Dio, con colui che mi ha dato questa vita? Anche nel Salmo 30, al versetto 11, troviamo parole che risuonano profondamente in questo contesto. Hai mutato il mio lamento in danza, hai tolto il mio sacco e mi hai rivestito di gioia. Prendo spunto da questo evento di cronaca per ricordare che la parola di Dio ha un messaggio di speranza per tutti coloro che accolgono Cristo come loro Salvatore. E il messaggio è semplice: il dolore non avrà l'ultima parola. Il dolore non avrà l'ultima parola. In Cristo potremmo danzare di fronte alla morte perché c'è una promessa di resurrezione per i suoi, perché di nuovo il dolore non avrà l'ultima parola. Dio ci benedica. Bentornati in studio con noi, bentornati in diretta, grazie per esservi collegati. Io approfitto anche per ringraziare i nostri amici, non l'ho fatto prima, che ci stanno seguendo dalle varie piattaforme e anche per quanti ci stanno seguendo dalla TV. Probabilmente ci state seguendo dalla vostra preparazione del pranzo oppure dal divano oppure da dove siete abituati a quest'ora a stare. Io vi ringrazio, grazie perché ci fate entrare in casa vostra. Bene, oggi parleremo a tale proposito di accoglienza, anche quella che voi ci riservate ogni giorno alle 12 stando con noi è accoglienza, ma faremo il punto della situazione sull'accoglienza e che cosa il cristiano deve comprendere in merito proprio a questo meraviglioso valore, e lo facciamo insieme al nostro, come già anticipato in apertura, il nostro carissimo ospite che oggi è il pastore Enrico Reato dalla Liguria. Vediamo. Eccolo qui, pace e buongiorno Enrico. Pace, buongiorno, buon inizio settimana a tutti, che il Signore vi benedica. Amen. Tutti quanti. Amen. Grazie per questo tempo che hai preso per interagire con noi. E Pastore Enrico, io vorrei proprio prima di iniziare chiederti di presentarti brevemente anche per chi non ti ha già e che non ti conosce già, sono pochi, però volevo chiederti se è possibile brevemente da dove sei collegato e di cosa ti occupi. Prego. Enrico Reato, pastore della Chiesa Evangelica Beth Shalom di Albisola. Beth Shalom, che vuol dire casa di pace nella lingua ebraica. Sono un pastore da metà degli anni 80, sì, quasi 40 anni
che ho servito il Signore, prima fondando un'altra chiesa a Rapallo, poi ho iniziato questa nuova attività, questa nuova chiesa, ripreso in mano questa nuova chiesa lì ad Albisola. E poi Enrico Leato sono anche presidente di un'associazione evangelica che si chiama cristiana, che si chiama Gli Amici Zaccheo, che si occupa di testimoniare l'Evangelo all'interno delle prigioni da quasi 20 anni. Anche questa associazione è stata fondata 20 anni fa. E poi anche responsabile, di un'altra responsabile a livello regionale di un'altra associazione in Liguria che si occupa di assistenza alle famiglie, che si chiama Better Italia. Better Italia è un'associazione nazionale, un ente di terzo settore, e perché riguarda la lettura, noi abbiamo una filiale lì a Savona e poi ci occupiamo di coordinare insieme con altri l'attività in Italia per aiutare le famiglie. Che bello, gloria a Dio. Bene, no, oggi parleremo e abbiamo deciso di parlare di questo tema dell'accoglienza, un tema molto importante. Sembra uno di quei paradossi, perché insomma, uno di quei termini inflazionati, Pastore Enrico, perché probabilmente tutti conosciamo il termine, il significato, lo usiamo il termine accoglienza quando vogliamo probabilmente spiegare qualcosa, oppure lo ascoltiamo dai media in questo periodo. Spesso è anche un termine di dibattito tra i vari schieramenti, accogliere i migranti, non accoglierli. Qualcuno potrebbe pensare all'accoglienza anche perché no, delle diversità, anche un altro tema e anche un altro significato che spesso ascoltiamo del termine accoglienza. Ma sostanzialmente, dal tuo punto di vista, che cos'è l'accoglienza e che cos'è l'accoglienza che il cristiano soprattutto deve prendere in considerazione nella sua vita quotidiana? Ma io credo che, poi farò un po' di riferimenti anche alla mia vita personale, pensavo che l'accoglienza essere capace di andare incontro all'altro, al prossimo, fratello, sorella, al prossimo che incontriamo sulla nostra strada, per incontrare lui o farci incontrare da lui, perché sono sempre i due lati. Noi andiamo a incontrare qualcheduno e a sua volta incontriamo altre persone che accolgono noi e incontrano noi. E riflettendo sul senso dell'accoglienza, anche un po' in base alla mia esperienza, io volevo un po' riflettere su due tipi di accoglienza. Da un punto di vista religioso, quanto è importante sapere accogliersi anche con fratelli, sorelle, comunità diverse. Viviamo in un mondo che tendenzialmente tende a polarizzare, a dividere tra più giusti e più sbagliati, ma io credo che a livello cristiano sia assolutamente più che mai importante imparare ad accogliersi con fratelli e sorelle di comunità diverse, di nazionalità diverse, all'interno anche delle chiese evangeliche soprattutto. E quindi questo è un aspetto dell'accoglienza che fa parte anche della mia esperienza, e poi racconterò qualcosa. E poi un'accoglienza nei confronti delle persone esterne alla Chiesa evangelica, persone deluse, persone con fallimenti, persone con situazioni particolari che vivono la loro vita, e che anche che diventa andare incontro a loro, parlare con loro, accoglierli come Gesù faceva normalmente. E poi da questo incontro cambia, si trasforma la vita delle persone, e Dio compie delle cose che non possiamo nemmeno immaginare. Questo è un po' i due aspetti dell'accoglienza che dovremmo un attimo riflettere per tutti quanti noi. Stavi appunto facendo cenno alla tua storia, avevi qualche esperienza personale da condividerci sull'accoglienza? La mia esperienza personale. Perché che riguarda la mia esperienza religiosa, sono nato in una famiglia cattolica, però cattolica nominalmente, nel senso che i miei parenti non erano molto credenti, i miei genitori soprattutto. E io stesso per un periodo della mia vita, pur essendo nato cattolico, non credevo nemmeno più in Dio, non mi interessava più di niente. Poi a metà degli anni 70
Il Signore mi ha raggiunto e mi ha parlato attraverso una famiglia che è stata capace ad accogliermi. Nonostante che io fossi molto diverso da loro, mi hanno accolto e lì che poi ho incontrato Gesù in una chiesa pentecostale a metà degli anni 70, una chiesa pentecostale qui a Genova. E sono rimasto per 10 anni in questa chiesa pentecostale, ho ricevuto diversi doni, il Signore mi ha parlato in tante maniere, ho cercato di servirlo nel meglio delle mie possibilità, secondo come il Signore mi guidava. E da questa esperienza poi ha portato un tesoro che è la mia esperienza personale, di un modo di conoscere Dio. Poi a metà degli anni 80, ho fondato un'altra chiesa lì a Rapallo e lì ho conosciuto un altro mondo che era completamente diverso, un mondo evangelico che era il mondo delle chiese evangeliche battiste in Italia. Anche la conoscenza di questo mondo è nata anche da un sentimento d'accoglienza, perché il pastore a metà degli anni 80, il pastore della chiesa di Chiavi a quel tempo, che adesso è deceduto da un po' di anni, quando abbiamo iniziato a fare incontri nelle case, abbiamo cominciato a incontrarci per pregare al Signore, per leggere la Bibbia, e abbiamo cominciato a fare un programma alla radio ogni settimana per testimoniare l'Evangelo. Il pastore di questa chiesa battista ha detto: a me non interessa se voi siete pentecostali, se siete della chiesa dei fratelli, se siete della chiesa di qualunque altra chiesa che potete essere, perché in mezzo al nostro gruppo c'erano alcuni della chiesa dei fratelli, alcuni della chiesa pentecostali e altri. Non mi interessa quello che siete, purché voi predichiate l'Evangelo. E purché voi vi ritrovate insieme per leggere la Bibbia. Da lì è nata poi la comunità di Rapallo e da lì abbiamo cominciato a scoprire un mondo diverso delle chiese storiche che mi ha aiutato anche in tante riflessioni, in tante conoscenze a livello di esperienza su un modo diverso di vivere la propria religiosità, la propria fede. Da questo poi ti trovi di conseguenza nel corso degli anni a considerare quanto sia importante anche all'interno di fratelli e sorelle di diverse chiese evangeliche incontrarsi insieme e condividere qualcosa che si può avere in comune. Qualcosa si può avere in comune. Gloria a Dio. Un'altra cosa. Sarà stato sicuramente, Pastore Dico, una possibilità di crescita anche personale, interagire con diverse denominazioni. Infatti, Esattamente. volevo proprio chiederti questa cosa, cioè, quanto è importante e quanto, è utile considerare uno strumento importante l'accoglienza e quindi, considerando lo strumento, quanto è necessario valutarlo e anche usarlo con col giusto criterio, ovvero con il criterio unto dallo Spirito Santo, da Dio, il quale tante volte, come è accaduto nella mia esperienza e nella tua esperienza, proprio attraverso l'accoglienza è capace di incidere quel calore forse di cui mancavamo nella nostra quotidianità, attraverso l'accoglienza, attraverso il benvenuto di una persona in chiesa la prima volta che il Signore ha toccato i nostri cuori, oppure l'accoglienza all'interno di una nuova famiglia. Insomma, ci sono tantissimi modi in cui possiamo usare bene l'accoglienza. Qual è, secondo te, il consiglio giusto da dare ai nostri amici, i quali stanno considerando l'accoglienza forse un valore secondario, mentre quest'oggi stiamo valutando essere invece uno strumento importante? Poco tempo fa ho letto un libro che consiglierei A pranzo con Gesù. Probabilmente qualcuno di voi avrà sentito già parlare di questo libro qua. Perché Gesù, buona parte dei suoi racconti, nei racconti che troviamo nei Vangeli, lo troviamo sempre a mangiare con qualcuno. Cioè, lui amava parlare non solamente come colui che predica in una chiesa,
anche se lui l'ha fatto predicando nelle sinagoghe, ma spesso, il più delle volte, stava insieme, si sedeva a tavola con le persone, oppure si sedeva vicino al pozzo come con la samaritana e parlava con le persone. E questo un po' fa parte anche come dicevo, della mia esperienza, perché ho trovato qualcuno che mi ha amato, mi ha accolto, e da lì è cambiato tutto quanto nella mia vita, come ho cominciato a conoscere Gesù. Anche per noi, sapere, cercare di capire le persone con cui ci incontriamo, e sapere anche andare incontro, accogliere, sederci a tavola, bere qualcosa, mangiare qualcosa, e parlare liberamente, con umiltà, con semplicità, con rispetto reciproco, senza la pretesa di voler imporre qualcosa sull'altra persona, perché poi è lo Spirito del Signore che parla alla vita delle persone, non siamo noi. E poi sapere anche accogliere persone che provengono anche da altre nazionalità. A volte io mi sono trovato anche nella mia esperienza anche religiosa, ma anche fuori dalla Chiesa, accogliere persone, fratelli e sorelle, che venivano da diverse nazionalità, africani, latinoamericani, oppure asiatici, oppure europei dell'est. Già alla Palo ero pastore di una chiesa che per metà era metà filippini, poi c'erano alcuni brasiliani, poi c'erano di altre nazionalità, dello Sri Lanka, all'Albisola invece c'erano tantissimi albanesi, e così via. E così sono. E sapere anche, cercare di capire come può essere diverso l'altro da noi per esperienze personali, per esperienze culturali, per crescita, per formazione, e mettersi insieme con lui e accogliersi in maniera reciproca. Allora io accolgo l'altra persona con amore, e lui si senta accolto, e nel suo tempo io mi sento accolto da lui. Ieri sera un fratello della nostra comunità, un fratello della nostra comunità albanese, mi ha mandato un video in cui degli italiani girando per l'Albania, hanno fatto un servizio sull'Albania e hanno detto l'Albania è un paese estremamente accogliente, e poi c'erano tanti esempi in questo video qua, però lo vedo anche all'interno della nostra comunità, perché i fratelli e sorelle della comunità albanese sono estremamente generosi, disponibili da quel punto di vista lì. E quindi l'accoglienza poi diventa un qualcosa di reciproca. Però anche lì, cos'è che a volte crea difficile l'accoglienza nelle persone? A volte crea difficile l'accoglienza, tante volte, focalizzarsi su differenze che sono secondarie o marginali, senza cercare di capire perché esistono queste differenze. E quindi perdere di vista il centro del messaggio di quello che voleva fare Gesù Cristo, di quello che Gesù è venuto per portare in mezzo di noi, focalizzandosi invece sulle diversità che possono essere culturali, di nazione, di esperienza religiosa, di vario tipo di diversità che uno vive, e uno si focalizza su quel tipo di diversità che sono secondarie, e invece poi parlando insieme, andando insieme verso quello che Gesù ci ha insegnato, puoi scoprire che ci può essere, anche nella diversità, può esserci un percorso comune, un qualcosa di comune che si può trovare in Gesù. Questo fa parte un po' della mia esperienza. Mi è capitato, pastore Dico, negli ultimi mesi di essere presente in un culto in cui c'erano fratelli da diverse parti del mondo, e mi ricordo di essere stato particolarmente benedetto da una preghiera innalzata in francese da una sorella meravigliosa, meravigliosamente benedetta da Dio, mentre pregava nella sua lingua.
E ricordo però, incuriosito dalla percezione che ne ebbero anche gli altri di questa preghiera, ricordo però che non tutti erano felici e non tutti venivano benedetti anche da probabilmente qualche cosa che non si comprendeva nella lingua propria italiana. E da lì quindi mi vengono delle domande. Dico, com'è possibile che tante volte ancora, anche quando siamo alla presenza del Signore, non consideriamo il linguaggio della benedizione di Dio che passa attraverso delle corde che non sono soltanto le parole. Ecco, che consiglio dai a quanti hanno nella propria comunità, anche credenti come nelle chiese che il Signore ti ha affidato, credenti di altre nazionalità, i quali desidererebbero tanto lodare il Signore nella propria lingua? Ho portato un esempio, ma è giusto per comprendere quanto e da dove nasce tante volte questa specie di resistenza anche all'interno delle chiese. No, per esempio, io quando ero pastore a Rapallo, per esempio, cantavamo dei canti in filippino, cantavamo dei canti in tamil, che è la lingua dello Sri Lanka, perché sono delle persone, cantavamo dei canti in inglese e cantavamo dei canti in italiano. Adesso lì al Bissola è già un po' più complicato riuscire a cantare dei canti in albanese, però non credo che sia solamente il culto, il momento centrale, fondamentale in cui focalizzare l'incontro tra fratelli e sorelle. Adesso nell'esperienza che abbiamo iniziato lì ad Albisola, il giovedì per esempio ci incontriamo con fratelli e sorelle, la comunità, siamo una comunità unica però che sono albanesi. Allora cerchiamo di capire, di ascoltare, di capire anche le diverse espressioni, e quando ci sono delle parole che non vengono comprese, oppure delle espressioni che non vengono comprese, allora cerchiamo di capire perché non vengono comprese a livello di linguaggio, e cerchiamo poi o di tradurre, oppure di spiegare con un linguaggio più accessibile, in maniera che possa essere compreso da tutti. Io credo che all'interno di una comunità ci debba essere dei momenti in cui ci si va incontro uno con l'altro, nei momenti cultuali, momenti anche di preghiera, anche qui ci si va incontro uno con l'altro. Da noi anche abbiamo imparato che anche se qualcuno prega in una lingua diversa dalla nostra, può essere condivisa. Può essere condivisa perché è condivisa nello spirito della preghiera che la persona fa. Alcune volte abbiamo dei fratelli e sorelle che anche hanno pregato in brasiliano o in spagnolo, ma questa preghiera può essere condivisa nello spirito della preghiera che la persona fa. E poi, finito il culto, durante la settimana oppure alla fine del culto, trovare una maniera per poter comprendere, parlare insieme, ascoltarsi uno con l'altro e condividere quello che si è detto, quello che si è fatto per andare incontro uno con l'altro, per capire dove ci sono stati dei problemi di comprensione, di linguaggio. Questo perché riguarda la lingua. Perché riguarda invece le espressioni cultuali, nel corso del tempo abbiamo imparato, anche questo qui è un consiglio, a sapere avere nello stesso culto diverse modalità, nello stesso culto o nello stesso incontro che facciamo, diverse modalità di esprimere la propria gioia, la propria fede, la propria lode. Per cui nelle chiese africane, per esempio, ballano molto, cantano molto a lungo. Nelle chiese latinoamericane anche un'altra maniera di esprimere la loro lode, il loro canto. Nelle chiese italiane, a volte, in tante chiese italiane invece hanno espressioni, modo di esprimere il loro culto in maniera diversa. E sapere avere nello stesso culto momenti che possa aiutare sia gli stranieri a sentirsi accolti nella loro diversità, sia l'italiana altrettanto. Non è sempre facile, però si può provare.
si può provare parlando insieme e costruendo insieme il proprio culto. Quindi vedersi insieme, preparare insieme, costruire insieme quello che si costruisce, che si fa. Pensando proprio al discorso dell'accoglienza, non posso che chiederti, ma quante volte e in quali occasioni Gesù stesso ha tenuto in considerazione il termine e il valore dell'accoglienza? In quante occasioni è stato accolto o non accolto? E in quante occasioni invece, e in quali occasioni che ti vengono alla mente, invece ha accolto lui stesso o ha respinto in alcuni casi lui stesso? Quindi questo valore, questo principio dell'accoglienza usato dal nostro Maestro Gesù in alcune circostanze varie. Cosa dobbiamo imparare oggi dal modo in cui Gesù usava l'accoglienza? Assolutamente, assolutamente, perché tante cose per dire la verità. Perché per poter accogliere, poter essere accolti, bisogna rendersi conto di avere bisogno l'uno dell'altro. E allora, quando Gesù andava incontro alle persone che invece pensavano di non avere bisogno di nulla, se non di avere potere politico o di avere sconfiggere solamente il governo romano, oppure solamente di avere più potere religioso, quindi queste persone non avevano bisogno di niente per la loro vita, avevano bisogno solamente di qualcosa per il loro potere individuale, personale. O di una classe sociale, o di una classe religiosa. E in quel senso lì, allora Gesù andava incontro a loro, però veniva respinto da loro. Invece Gesù veniva accolto e lui stesso accoglieva persone sulla sua strada, afflitti da innumerevoli problemi, persone emarginate, persone giudicate, persone condannate, persone messe da una parte perché magari pregavano Dio in un altro tempio come la Samaritana, per esempio, oppure persone che venivano considerati dei traditori come Zaccheo, o persone che venivano considerate impuri come lebbroso, e quindi da tenere lontano dalla propria vita, persone che facevano parte del persone che facevano parte del popolo conquistatore come il centurione romano e così via, e così via. Eppure Gesù andava incontro ad ogni persona quando queste persone così riconoscevano il loro bisogno di ricevere qualcosa. Bisogno di ricevere qualcosa e Gesù poteva dare qualcosa. Ma anche Gesù, sotto certi punti di vista, c'è stato un momento, per esempio nell'incontro della Samaritana, che era lui che aveva bisogno di ricevere qualcosa. Se noi ricordiamo il racconto samaritano, Gesù si è fermato al pozzo e ha detto: ho sete, dammi da bere. Quindi, quando qualcuno trova, ha necessità, si rende conto che ha bisogno ricevere qualcosa di più per la sua vita, lì che nasce l'incontro e l'accoglienza. E Gesù andava incontro a loro e veniva anche accolto anche da loro. Pastore Enrico, prima di entrare e di passare al momento della meditazione che stiamo aspettando, volevo farti un'ultima domanda che riguarda proprio la tua attività con l'associazione che raggiunge i detenuti. Ecco, i detenuti sono in buona sostanza una parte della società emarginata, diremmo in alcuni casi abbandonata volontariamente, quindi c'è proprio un allontanamento da questi uomini, da queste donne, da un punto di vista sociale, un allontanamento volontario, quindi un'emarginazione volontaria. Diremmo in alcuni casi sono davvero i più dimenticati dei dimenticati. Ecco, attraverso la tua associazione raggiungi appunto tanti detenuti e volevo chiederti qualche nota, qualche parola e di esprimerti qualcosa, esprimere qualche cosa che riguarda l'accoglienza proprio di chi vive, perché noi, chiuso in un luogo dove sta scontando la pena per un errore che ha fatto. Esattamente, esattamente. Abbiamo iniziato la nostra opera
vent'anni fa, avevamo iniziato almeno questa opera dei detenuti vent'anni fa, quando una donna che proveniva da una vita di strada, una donna nigeriana vent'anni fa, che faceva la prostituta, si è trovata poi in prigione e ha chiesto di incontrare qualcuno con cui parlare di Gesù e parlare di Dio. E da lì poi è iniziato tutto il cammino, un po' per volta, incontrando tantissime persone. In questi anni non so quante centinaia e centinaia di persone ho incontrato io e anche altri volontari, fratelli e sorelle di diverse chiese evangeliche, da qui è nata questa associazione Amici Zaccheo, incontrato detenuti. In alcuni casi, in buona parte dei casi almeno, con situazioni tragiche di isolamento e di sofferenza profonda interiore. Detenuti che per esempio provenivano provenivano da esperienze di droga, tantissimi provenivano da esperienze di droga, o da esperienze di sofferenza giovanile che poi ti porta a fare delle scelte sbagliate crescendo, e poi ti trovi lì dentro la prigione e ti trovi da solo. Ancora di più da solo, perché non hai avuto una buona avuto esperienza da parte dei tuoi genitori, non hai avuto esperienza, alcuni non hanno nemmeno avuto buona esperienza dal punto di vista religioso, perché diverse persone che abbiamo conosciuto provenivano da esperienze cresciute in collegio, abbandonati in un collegio, e quindi sono sentiti ancora di più ribelli contro Dio in collegi religiosi. E proprio in quel momento di così, la prima cosa che quando vai a incontrare, abbiamo iniziato a incontrare persone, ancora adesso facciamo così, ci sediamo e cerchiamo di ascoltare e di raccontare qualcosa della loro vita. Partendo proprio dal racconto della loro vita, partendo dalla loro esperienza, lì poi nasce la possibilità di portare una parola di speranza, una parola di cambiamento anche per loro. In questi anni qui abbiamo visto decine di persone cambiate veramente, alcuni sono diventati anche dei servitori del Signore, qualcuno è diventato predicatore del Vangelo, diversi fanno parte anche della nostra comunità di Albisola, e abbiamo visto che non c'è peccato, non c'è errore, che Dio non possa perdonare, che Dio non possa rigenerare, che Dio non possa cambiare, ma tutto quanto inizia quando ti siedi a tavola, anche lì in questo caso, quando noi iniziamo a incontrare persone, ci mettiamo in una stanza, ci sediamo a tavola con lui e cominciamo a ascoltare e a parlare con lui. E questo sentimento di accoglienza diventa la cosa fondamentale che cambia la vita, come Gesù ha fatto con Zaccheo. Per questo la nostra associazione si chiama Gli Amici Zaccheo, perché Gesù ha detto: scendi che vengo a casa tua. Non ha detto Zaccheo a Gesù, vieni qui che ti devo parlare, seguimi. Ha detto: vengo a casa tua. E allora noi come associazione abbiamo deciso di andiamo, non stiamo a aspettare che loro escono dalla prigione, andiamo noi incontro a casa loro. Andiamo a casa loro, ci sentiamo a tavola con loro, li ascoltiamo, a tavola nel senso c'è un tavolino lì, li ascoltiamo, parliamo con loro, leggiamo qualche promessa da parte del Signore tratta dalla Bibbia, e poi li accompagniamo in un percorso che possa cambiare. Ma tutto quanto fatto con sentimenti di accoglienza, sentimenti di amore, non con sentimenti di giudizio sui loro peccati o sui loro errori, perché ci pensa già la loro coscienza a giudicare, a riconoscere gli errori che hanno fatto. E ci arriva un messaggio, pastore, in chiusura, prima della predicazione. Quanto è importante ascoltare, e sembra essere il gesto più importante quando si parla di accoglienza. Puoi dirci due parole riguardo all'ascolto, e prima hai parlato che hai espresso, diciamo, proprio quasi spiegandoci, descrivendo quali sono le fasi di approccio ai detenuti. E hai detto una parola bella, hai detto, andiamo lì e ascoltiamo le loro storie. Tante volte noi crediamo che accogliere significa soltanto
proporre, ma poi dimentichiamo che a volte accogliere passa proprio soltanto già dal semplice ascolto. L'accoglienza passa attraverso l'ascolto silenzioso, attento delle storie, degli occhi, delle anime, delle esperienze, delle difficoltà di chi abbiamo di fronte. Qualche parola che leghi in qualche modo appunto l'ascolto all'accoglienza. Sì, ecco, volevo dire un'altra cosa brevemente, anche di un altro tipo di esperienza che sto facendo io a Savona adesso, perché io, oltre che essere pastore della Chiesa, faccio attraverso questa associazione Betel d'Italia a Savona, faccio ascolto, centro di attività di ascolto e di sostegno all'interno di una struttura cattolica di Savona che danno a mangiare alle persone emarginate per strada, abbandonate loro per strada. Ma il mio compito, quando vado lì a incontrare venerdì pomeriggio le persone, anche lì mi siedo a tavola con le singole persone, comincio ad ascoltarle e poi da questo ascolto può nascere una parola di speranza, le parole di cambiamento e vedo anche dei risultati in alcune persone che si sentono che Dio è un Dio che ama, non è un Dio che si è dimenticato di loro. E questo credo che sia una delle cose più importanti. Alcune di queste persone mi hanno detto, tutti quanti, sì che vengo qui a mangiare alla mensa dei poveri, sì che vengo lì così per passare il tempo, però non avevo trovato qualcuno che dedicasse del tempo per me. E lì, nel momento che tu dedichi del tempo per una persona, e poi ascolti e poi dai anche delle parole di incoraggiamento, di fede, di speranza. Allora la persona si sente amata ancora di più. Ecco, lì comincia a cambiare la vita delle persone. Io credo che questo atteggiamento dovremmo farlo, dovremmo averlo, quindi non solamente nelle nostre comunità, ma anche in ogni luogo, in qualunque posto, con tutte le persone con cui ci relazioniamo. Sapere ascoltare, sapere vedere le persone intorno a noi con degli occhi di amore, sapere guardare le persone intorno a noi con gli occhi di Gesù, perché questa è opera dello Spirito Santo, farci vedere le persone con gli occhi come lui li vede, sapere fermarci con lui e dedicarci anche del tempo. Amen, amen. Perché è Assolutamente. facile dire ciao, come stai? Un pastore mi ricorda che ha predicato nella mia chiesa, la chiesa di Abissola, è facile dire ciao, come stai? Sto bene, e basta, finire la parola. Però la cosa più difficile è dire, prima di dire ciao, come stai? Sto bene, sediamoci un attimo, ascoltiamoci un pochettino e parliamoci un po' un attimo. E lì richiede un po' più di tempo. L'ascolto è un elemento estremamente importante e a tale proposito vorrei lanciarti la linea in questo ultimo pezzo di strada, in questa diretta che faremo insieme e in cui ci condividerai la meditazione della parola. Noi saremo all'ascolto, ma un ascolto che più che riguardare quanto il nostro pastore Enrico ci condividerà è che lo Spirito Santo sta cercando attraverso il pastore Enrico di far raggiungere al nostro cuore, quindi ascolteremo Dio e il suo piano attraverso il pastore Enrico che ha stamattina di parlare ai nostri cuori. A te la linea, grazie, pastore. Nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 10, dal verso 25 al verso 36, Atti degli Apostoli, capitolo 10, dal verso 25 al 36, troviamo l'incontro di Pietro con Cornelio. Mentre Pietro stava per entrare in casa, Cornelio gli andò incontro e gli si gettò ai piedi. Cornelio era un centurione romano. Ma Pietro lo rialzò dicendogli: alzati, sono un uomo anch'io. Poi, conversando con lui, entrò in casa. Qui trovò tutti quelli che erano riuniti e disse loro: voi sapete che non è lecito ad un ebreo stare con un pagano, entrare in casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve evitare nessun uomo come impuro. Perciò, appena chiamato, sono venuto qui senza alcuna esitazione. Ora vorrei sapere per quale motivo mi avete fatto venire. Cornelio disse: 4 giorni fa, proprio a quest'ora, ero a casa e stavo recitando la preghiera di pomeriggio,
quando mi si presentò un uomo investicandito e mi disse: Cornelio, dia conto alla tua preghiera e sii ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro, e ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli vicino al mare. Io allora ho mandato subito qualcuno a cercarti e tu hai fatto bene a venire a me. Ecco, ora noi siamo qui tutti riuniti davanti a Dio per ascoltare quello che il Signore ti ha ordinato di dirci. Allora Pietro prese la parola e disse: davvero mi rendo conto che Dio tratta tutti alla stessa maniera. Egli infatti ama tutti quelli che credono in Lui e vivono secondo la sua volontà, senza guardare a quale popolo appartengono. Egli ha inviato il suo messaggio al popolo di Israele annunciando la loro salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti gli uomini. Signore, Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Quante volte ripetiamo questa parola? Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Spesso questa parola viene intesa in senso escatologico, qualcosa che riguarda il futuro. Ma il Signore ci ha insegnato a pregare affinché il regno e la volontà di Dio si rivei nel presente. Nel racconto che abbiamo letto comprendiamo un po' meglio qual è la volontà di Dio: portare salvezza, pace, benedizione a coloro che lo cercano, senza distinzione di religione, cultura, tradizioni. Pietro viene chiamato dal centurione romano, un capo di una squadra militare degli occupanti romani, che lo chiama per ascoltare qualcosa da un uomo che era un pescatore. Un ebreo come Pietro sapeva che non era lecito avere rapporti con i rappresentanti del potere politico dominante e sapeva anche che la religione di questi romani non era la religione rivolta all'unico Dio Yahweh, ma era una religione politeista in cui c'erano diverse divinità. Perché Dio avrebbe dovuto ascoltare la preghiera di un pagano? E che cosa ho a che fare io con una persona così lontana dalla cultura e dalla tradizione della religione ebraica, dall'usanza, dal modo di fare, delle leggi che hanno? Questi romani che hanno delle modi di comportarsi, delle leggi diverse e non conoscono il vero Dio. Ma la volontà di Dio e i suoi pensieri vanno ben oltre i nostri pensieri e le nostre opinioni. Così è successo anche a me, per dire la verità. Quando mi sono trovato a iniziare alla Pallo, mi sono domandato: ma cosa ci faccio io in questo paese, a metà degli anni Ottanta, in questo paese così dedicato alla Madonna, in cui tutti quanti sembra che non facciano altro che pregare alla Madonna? Cosa posso pregare? Come posso predicare l'Evangelo a persone che non possono comprendere un messaggio evangelico? Come posso io, noi, 3, 4, 5 persone che eravamo, essere una piccola minoranza, portare un messaggio diverso in questo mondo in cui viviamo? Ma poi il Signore ha creato le circostanze e tutto quanto è iniziato, trovando anche fratelli e sorelle e trovando anche persone che incoraggiate e che incoraggiavano. Il Signore a volte usa metodi drastici per convincere persone a fare dei passi che normalmente non farebbero. Pietro ha avuto una visione una notte precedente. All'inizio sembrava incomprensibile, ma ora comincia a diventare chiaro quando viene chiamato da questo centurione Cornelio. Due uomini si incontrano e i loro gesti e atteggiamenti rivelano la loro diversa concezione della divinità. Il centurione subito si inginocchia davanti a Pietro, come se fosse un angelo oppure come se fosse un dio disceso dal cielo, il Dio, uno dei tanti dei che lui magari predicava, a cui faceva sacrifici, disceso dal cielo, mandato dal cielo per
per lui. Sarebbe stato facile per Pietro assecondarlo. Forse avrebbe potuto ottenere maggiori attenzioni, maggiori favori. Ma Pietro no, non lo asseconda così. La risposta di Pietro è: fermati, anche io sono un uomo. Anche io sono un Così si definisce Pietro. Pietro non si definisce apostolo, pastore, inviato da Dio o chissà con quale altro termine, ma si definisce semplicemente io sono un uomo. Perché Dio si usa di uomini e donne per portare avanti il suo piano di salvezza e benedizione. Uomini e donne con i loro limiti, le loro povertà, la loro umanità, ma anche con i loro doni, i doni dati dal Signore. Le doni che hanno ricevuto e le loro capacità. Anche noi ci viene chiesto di essere uomini e donne, niente di più, mentre uno solo è Dio, il Dio d'amore che ha mandato suo figlio per salvare e liberare ogni persona. Nessun uomo o donna è troppo peccatore o troppo impuro per non essere oggetto dell'amore di Dio. Anche il centurione romano, anche il musulmano che incontriamo, noi abbiamo una casa famiglia qui a Genova, a volte, spesse volte facciamo degli incontri in cui la buona parte delle persone provengono dalla religione musulmana, ma anche con loro. Anche il religioso di un'altra chiesa, che si definisce cristiana, ma vive di idolatria. Anche il non credente, la persona con i più grandi peccati o fallimenti sulle spalle, come la persona che si trova in prigione. Dio è venuto anche per loro. Dio è venuto anche per loro. E l'amore di Dio si rivolge anche per loro. Dio vuole farci partecipi dello stesso, suo stesso amore per coloro che non lo conoscono. Un altro aspetto che abbiamo letto nel testo che abbiamo letto è proprio questo. Pietro, scusate, dopo ha detto alzati, anch'io sono un uomo, ha conversato con lui, con il centurione Cornelio. Pietro si ferma lì e inizia una conversazione con lui. Solo entrando nel mondo possiamo nel mondo e conversando ascoltando, come abbiamo detto, accogliendo e conversando, possiamo portare un po' di luce, la luce di Gesù, la luce dell'amore di Dio. Spesso si pensa che il luogo più adatto per trovare il Signore sia nella chiesa o nelle cerimonie religiose, ma invece leggiamo nei Vangeli che Gesù camminava accanto alle persone per strada e li incontrava per salvare, per guarire, per liberare. E anche Pietro si è fermato lì. Si è fermato a parlare, a conversare con Cornelio. Io non so di cosa avranno parlato, di cosa avranno conversato, perché il testo del Libro degli Atti non ci dice di cosa avranno conversato. Ci dice solamente che hanno cominciato a conversare e a parlarsi l'uno con l'altro. E poi, da questa conversazione, nasce il messaggio predicato da Pietro, che è un messaggio di salvezza e di guarigione e di liberazione. Io credo che in questi momenti difficili, in cui molta gente si fa delle domande, vive nell'ansia e nell'attesa di qualcosa di nuovo, noi siamo portatori, possiamo essere portatori di una parola che rivela questo tipo di volontà di Dio. Noi possiamo portare questa parola, prima di tutto, di questo Dio che ama e che riscatta, rigenera, perdona, salva e cambia la vita. E trasforma il cuore di pietra in cuore di carne. Possiamo parlare e portare questa parola prima di tutto ascoltando. Prima di tutto ascoltando il Signore che parla al nostro cuore e poi mettendoci davanti alla sua presenza con fiducia per comprendere come si manifesta nella nostra vita. E poi comprendere come Dio, attraverso Gesù, ha rivelato il suo regno e la sua volontà con le persone che incontrava. Come Dio attraverso Gesù ha rivelato e ha portato il perdono che cancella il passato di errori, di fallimenti, di sofferenze.
per iniziare una nuova vita nella grazia, nell'amore, nella pace. Abbiamo anche bisogno di imparare ad ascoltare coloro che ci stanno intorno, ascoltare il grado di sofferenza e il bisogno nel cuore di coloro che ci stanno intorno nel mondo. E che il Signore possa aiutarci ad essere, dopo esserci fermati a conversare, ad ascoltare, ad essere capaci di portare una parola di fede e di speranza nel Dio di amore. Una parola, ma non solamente una parola, anche gesti di fede, di speranza e di amore che può cambiare la vita delle persone. Che il Signore ci aiuti ad essere così credenti, ma non solamente credenti, ma anche comunità che vivono questo stesso spirito di accoglienza, questo stesso spirito di amore, questo stesso spirito di ascolto che va incontro alle persone per poter portare qualcosa di nuovo. C'è una preghiera, Signore Dio, Gesù ci indichi la direzione dell'amore. Rendici capaci, Signore, di ascoltare più che di parlare. Rendici capaci di imparare più che di insegnare. Aiutaci a seminare l'Evangelo senza mai metterci un palmo sopra nessuno. Aiutaci ad ascoltarti nelle gioie degli innamorati, nel dolore delle persone sole ed abbandonate, nella volontà di riscatto degli emarginati, nelle preghiere dei cuori semplici, nelle lacrime delle persone sconfitte. Aiutaci, Signore, a portare una parola di perdono, di salvezza, di speranza da parte di un Dio sempre attento ad ascoltare le nostre preghiere. Amen. Amen, amen. Grazie, grazie Pastore Enrico, grazie per questo tempo passato insieme. A Dio piacendo, avremo l'opportunità di avere una nuova diretta con qualche altro approfondimento una prossima volta, sempre grazie alla tua disponibilità e al Signore che ci concede queste opportunità. Volevo ringraziarti e affidarti alla benedizione di Dio per il lavoro che fai, per gli ultimi della società e soprattutto per la tua famiglia e le famiglie che ti ha affidato nelle comunità che il Signore ti ha messo, ecco, nel cuore di guidare. Dio ti benedica, a presto, pastore, pace del Signore. Grazie Michele, magari un po' più avanti potremo fare anche una trasmissione, qualcosa così, in cui potrei invitare alcune delle persone che sono state incontrate da Gesù attraverso l'accoglienza e che hanno cambiato la loro vita, che raccontano come Dio ha cambiato la loro vita e come è stato il passaggio per poter arrivare a conoscere Dio. Quindi Sarebbe testimonianze bellissimo. vive di persone, non solamente che racconto io, ma altre persone vive che ho incontrato sulla mia strada. Benissimo, sarebbe bellissimo. Quindi ecco realizzata un'altra idea e possiamo tranquillamente organizzarla. Grazie pastore, grazie per questo tempo insieme. Dio ti Benedizione a tutti benedica. quanti, Signore benedica. Dio ti Grazie. benedica, pace, pace. Ringraziamo i nostri amici, grazie per come ci avete seguito in questo spazio diretta di review. Abbiamo sforato qualche minuto dalle 13, siamo anche partiti con qualche minuto di ritardo, ma questo giusto per dire che il nostro contenuto in diretta andrà in replica questa sera alle 23:30. E come suggerisce, ecco, l'orologio dietro di me, sono le 13 e quasi 5, quindi voglio ringraziarvi e darvi appuntamento a Dio piacendo a domani con una nuova diretta di review dagli studi a Dio piacendo da cui trasmettiamo usualmente. Intanto vogliate rimanere connessi oggi con Parole di Vita perché andrà in onda alle ore 14 la staffetta di preghiera delle donne, delle sorelle, le quali si susseguiranno una dietro l'altra proprio per pregare dalle 14 alle 16 e i programmi qui a Parole di Vita continueranno fino a sera, quando fino a domani, perché la trasmissione è 24 ore su 24, ma le dirette sono importanti e ci saranno in serata alle ore 20 col pastore Cataldo Petrone che questa sera ci condurranno in un culto di adorazione, come accade ogni lunedì. Con questo vi ringrazio e vi benedico. Nel nome di Gesù, a domani a Dio piacendo, pace, shalom.